tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente sul lavoro alla Profilglass di Fano, morto sul colpo un operaio di 49 anni. Verifiche su un altro ponte, chiuso un tratto di superstrada ad Acqualagna. A Torrente di Fano sventola la bandiera blu 2017. World League di pallavolo a Pesaro, l'Italia perde contro il Brasile. A Fano da domani ci sono le finali nazionali Under 18 con in campo i campioni di domani. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Come avete sentito dal sommario, c'è stato un altro incidente mortale alla Profilglass, l'azienda che si occupa di alluminio, a Bellocchi di Fano. Un operaio di 49 anni è morto sul colpo. Tutti i particolari nel prossimo servizio. Un altro incidente mortale sul posto di lavoro, un'altra vita spezzata mentre eseguiva il proprio dovere. È accaduto alle 14:15 di oggi nella zona industriale di Bellocchi. A perdere la vita è stato Rodolfo Cangiotti, 49 anni, di Fano, mentre movimentava con un muletto un bancale di lana di roccia che per cause ancora in fase di accertamento gli è caduto addosso, uccidendolo sul colpo. L'incidente è avvenuto all'interno dell'azienda Profilglass di Bellocchi, dove l'uomo lavorava come operaio. Rodolfo Cangiotti, in arte Dodo, da moltissimi conosciuto per esibirsi in pubblico nell'imitazione del noto cantante Renato Zero, durante serate in diversi locali della zona, stava eseguendo il suo turno di lavoro quando qualcosa non è andato per il verso giusto. Forse il pesante carico sul muletto si è sbilanciato, forse altre cause che ora l'ispettorato prevenzione infortuni sul lavoro dell'Ausur dovrà chiarire, facendo luce su cosa è tragicamente avvenuto nel piazzale della Profilglass oggi pomeriggio, che è costato la vita a Rodolfo. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118 arrivati subito sul posto, che avevano anche allertato l'eliambulanza Icaro 02 decolata da Fossombrone e che è atterrata a pochi metri dall'azienda, che però è ripartita poco dopo le 15 a vuoto. Per il 49enne non c'era ormai più nulla da fare. Rodolfo lascia la moglie ed un figlio. I carabinieri hanno arrestato un albanese di 26 anni con piccoli precedenti penali. L'uomo era entrato con la forza all'interno dell'abitazione della sua ex compagna dopo aver abbattuto la porta finestra. La donna, una cubana di 42 anni, aveva troncato il suo rapporto con l'uomo col quale conviveva da qualche mese, cosa che purtroppo all'ex non andava giù. L'altra notte alle 4:40 è arrivata una chiamata ai 112 da parte dei vicini di casa della donna, allarmati per le urla e le grida. I militari intervenuti sul posto hanno immobilizzato l'uomo e lo hanno portato in caserma prima che potesse far violenza nei confronti della ex compagna. Ancora una verifica su un ponte lungo la superstrada E78, la cosiddetta superstrada dei due mari, la Fano-Grosseto. Questa volta sotto esame c'è un ponte che si trova ad Acqualagna, nel Pesarese. Da mercoledì 31 maggio la ex strada statale 3 Flaminia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, in corrispondenza di Acqualagna. Nello specifico, il tratto interessato va dallo svincolo Acqualagna ad Acqualagna-Tarugo. La chiusura è dovuta ad alcuni controlli tecnici approfonditi sullo stato di salute dei viadotti Candigliano e Burano. Il traffico in questi giorni e fino al termine delle verifiche è stato deviato sulla vecchia Flaminia che attraversa il centro abitato della città del Tartufo.
con non pochi problemi di densità di traffico, soprattutto nella giornata di domenica, dove si sono registrati in momenti diversi lunghi incolonnamenti sia la mattina che fino a tarda sera. Infatti i vigili urbani di Acqualagna hanno avuto un surplus di lavoro per gestire la mole di traffico che prima dall'interno verso il mare e poi dal mare a rientrare nell'entroterra e verso Gubbio ha utilizzato l'arteria della Flaminia. Anche stamane il cantiere era operativo per il completamento delle verifiche tecniche necessarie. Adesso andiamo invece a Torrette di Fano, dove ieri mattina è stata issata la bandiera blu 2017. Una cerimonia ufficiale domenica mattina a Torrette di Fano, dove è stata issata la bandiera blu 2017, bandiera assegnata dalla Fondazione Educazione Ambientale alle località balneari che rispettano i criteri relativi alle gestioni sostenibili del territorio, alla qualità turistica e ambientale. L'alza bandiera è ormai un evento importante per la stagione estiva, dove quest'anno ha visto per la prima volta toccare le spiagge di Torrette di Fano. Oggi abbiamo scelto di farlo qui a Torrette, una bella spiaggia, perché noi abbiamo un litorale ricco e lungo e di qualità. L'alza bandiera è un momento ufficiale dove si celebra un risultato conseguito, e cioè la riconferma della bandiera blu, che è un risultato non scontato. Ogni anno si richiedono risultati migliori rispetto a quelli dell'anno precedente in termini di qualità di acqua, aria e servizi. E su questo Fano si è distinta, a cominciare dalla raccolta differenziata, che è la città dai 50 a 100 mila abitanti che ha la migliore prestazione. È una delle poche città in Italia che ha il 98% della depurazione delle proprie acque. Stiamo facendo dei lavori proprio per migliorare la qualità anche delle acque del mare, con il raddoppio dei depuratori, con gli scolmatori portati al largo, e tutta una serie di interventi che vanno proprio nella qualità dell'ambiente. Quindi un risultato importante, che è una bella risposta anche ai turisti che noi diamo, che decidono di trascorrere le loro vacanze a Fano. Ed oltre al vessillo blu è stata anche l'occasione di presentare anche la bandiera verde, donata dai pediatri italiani per un litorale a misura di bambino. Allora, adesso invece andiamo a Pesaro, dove si è conclusa ieri la World League di pallavolo. L'Italia ha portato a casa una vittoria e due sconfitte, l'ultima ieri di fronte a uno splendido pubblico di 7.000 persone all'Adriatic Arena, una sconfitta contro la nazionale brasiliana. L'Ital Volley della World League non convince ancora, anche se vende cara la pelle. La versione rimaneggiata della nazionale italiana, argento alle Olimpiadi di Rio, con 7 nuovi innesti nella rosa dei giocatori, ha bisogno di maturare e giocare ancora tanto insieme per trovare la giusta amalgama all'insegna della continuità e dell'identità di squadra, come aveva detto coach Blengini in apertura della fase pesarese della competizione. Prima di tutto dispiace per la sconfitta, dispiace per quel terzo set dove loro sono stati bravi, onestamente, dove Lucarelli ha trovato un turno di battuta veramente molto molto buono, a parte l'ultima palla dove lì ci è mancato un pizzico di fortuna a noi, però è quello dispiace perché comunque credo che la squadra meritasse quantomeno di allungare la partita e credo che abbia dimostrato non solo voglia di stare a soffrire, voglia di lottare anche quando è sotto contro una squadra che è chiaramente di primissimo livello, quindi è chiaro che al di là del risultato della partita di oggi credo che si veda una squadra che ha la disponibilità e la volontà di andare avanti e cercando di migliorare quotidianamente il proprio gioco. Questa dunque la World League Italia, che tra l'altro, e qui saluto il nostro ospite Fabio Franchini, presidente provinciale FIPAV. Buonasera, benvenuto. Grazie. Nel nostro telegiornale. Continuiamo a parlare di pallavolo. Dicevo, l'Italia sarà impegnata la settimana prossima sempre nella World League in Francia. In Francia.
Ma a Fano invece c'è un altro appuntamento importante che vi terrà impegnati come Comitato Territoriale Provinciale della FIPAV, la Federazione Italiana della Pallavolo, per gran parte della prossima di questa settimana, perché a Fano ci saranno le finali nazionali Under 18 con tantissime squadre. Indubbiamente. Un appuntamento molto importante a cui tenevamo tanto. Effettivamente è venuto in un momento in cui già il carico di lavoro era abbastanza alto, però ecco, io sono contento di tutta la collaborazione dei collaboratori che abbiamo, dei volontari che abbiamo in questo comitato per poter portare avanti ancora questo nuovo e bel avvenimento. Allora, tantissima gente sta arrivando in queste ore nella città della Fortuna, tantissimi atleti con genitori, dirigenti di squadra, allenatori naturalmente al seguito. Tra le squadre che parteciperanno, quante sono in tutto? Sono 28 squadre. Tra le 28 squadre ne abbiamo due marchigiane, la Virtus Fano e la Lube Civitanova. Allora, la Virtus, il prossimo servizio riguarda proprio la Virtus, la squadra fanese che è impegnata, sarà impegnata nei prossimi giorni proprio in queste finali. Vediamo. È stata presentata alla stampa nella mattinata di sabato 3 giugno nella sala del Consiglio Comunale di Fano la squadra fanese della Virtus Volley Fano che parteciperà alle finali nazionali Under 18 di pallavolo maschile che si svolgeranno a Fano dal 6 all'11 giugno. Presentate anche le due maglie che i ragazzi indosseranno per le finali, curate da Prodi Sport con il sostegno di numerosi sponsor vicini alla società. La squadra è composta da ragazzi per lo più fanesi del vivaio della Virtus Volley. Il gruppo è molto bello, siamo molto uniti, comunque ci stiamo preparando in un modo anche abbastanza preciso, stiamo facendo degli allenamenti mirati, abbiamo fatto delle amichevoli anche fuori Fano per prepararci, e quindi molto bene. Presenti alla conferenza stampa anche il sindaco Massimo Seri, l'assessore allo sport Caterina Del Bianco e gli organizzatori delle finali nazionali della Federazione Pallavolo e della FIPAV provinciale e regionale. Sì, infatti questo era proprio quello che noi volevamo, soprattutto presentarsi alla città per questo grande evento che è queste finali Under 18 maschile, che è una cosa molto bella soprattutto per la nostra società, ma soprattutto per i ragazzi che hanno lavorato tantissimo per raggiungere questo obiettivo. È una gratificazione per loro, ecco, speriamo poi che tutte le cose vengano fatte in modo migliore, sperando che poi magari anche i risultati possano venire, ma al di là di quello è già un grosso risultato essere arrivati a una finale campionato Under 18 italiano. Proprio per noi è un segno di grande onore, ecco, essere qua, ecco, e volevamo condividerlo un attimo con la città di Fano. Sono quattro i campi di gara nei quali si disputeranno queste partite. Abbiamo il palazzetto dello sport, che l'abbiamo appena citato. E la palestra O. Leonardi, palestra Trave, la palestra del liceo scientifico di Fano e la palestra circolare di Lucrezia di Calcinelli. Ecco, quando si giocheranno queste partite? Mattino, pomeriggio, quali sono gli orari? Gli orari saranno tutti i giorni, dal martedì prossimo, da martedì alle 9, su tutti e quattro gli impianti e a seguire il secondo incontro. Finale poi nel pomeriggio, sempre dalle 15.30 fino al termine della seconda partita. Ecco, poi ci sono naturalmente anche dei momenti un po' più di svago, diciamo, anche per tutti i giocatori, tutti i ragazzi che parteciperanno, che sono tutti sotto, come dice il titolo, no? Sotto i 18 anni, quindi sono tutti giovanissimi. Però dicevo, ci sono anche momenti di svago, per esempio mi pare mercoledì sera, nello scenario splendido di Marina dei Cesari, c'è un momento, diciamo, conviviale dove tutte le squadre che sono presenti a Fano, le prime verranno accolte e potranno vedere il tramonto sul mare. Sicuramente sarà un momento per lasciare chi nella prima fase viene eliminato, perché è da ricordare che 14 squadre saranno eliminate dopo la prima fase, e mercoledì sera sarà un saluto purtroppo a chi dovrà tornare a casa, ma sarà anche un momento per accogliere quelli che disputeranno la seconda fase, quindi le altre 14 squadre che ci raggiungeranno. E tra le 14 squadre, lo dobbiamo dire, ci sono anche tutte, diciamo, quelle che hanno vinto i vari campionati regionali, eccetera, eccetera. Sì. Quindi possiamo dire che potranno
il pubblico che verrà a vedere queste partite potranno vedere non solo del bel gioco comunque, ma anche intravedere magari qualche campione di domani. Sicuramente. I Giannelli 2 anni fa è passato attraverso questa manifestazione. Oggi l'abbiamo visto, ieri l'abbiamo visto in nazionale disputare anche un buon incontro. Io mi auguro che molti di questi ragazzi possano seguire le orme di Giannelli. Bene. E naturalmente tutte le partite sono a ingresso gratuito. Sicuramente. Tutto, sì. Libero. È uno spettacolo, è un'attività che offriamo a tutti i nostri appassionati di pallavolo. E lo diciamo, e lo diciamo anche con orgoglio, Fano TV è media partner di questo importante evento e dunque vi racconterà passo passo quello che accadrà in queste giornate belle di sport. Colgo l'occasione per ringraziare dell'opportunità che ci dà per diffondere ancora di più maggiormente questo sport. Bene, grazie a voi e naturalmente buon lavoro. Buonasera. E adesso invece parliamo ancora una volta di api. In queste ultime settimane ve ne abbiamo parlato spesso e volentieri, abbiamo parlato di questi sciame di api che si spostano addirittura persino al mare, lo abbiamo visto posizionarsi in un ombrellone. Per la serie Real TV, Fano TV, sempre sul pezzo, ci colleghiamo adesso con Via Brigata Messina, Sassari, Via Brigata Sassari, siamo a Fano, dove c'è il signor Raniero. Buonasera, signor Raniero. Buonasera. Allora, lei ci ha chiamato perché naturalmente nei giorni scorsi ha visto i nostri servizi sulle api e voleva lanciare un appello. Certo. Perché anche lei oggi purtroppo ne ha uno, come vedo, penso dalle immagini alle sue spalle, ne ha uno sull'ulivo di casa, giusto? Che cosa è successo? Sì, è successo verso le 5, sono arrivati questo stormo di api e poi gira finché si sono buttati in quell'ulivo lì e si sono radunate tutte lì. Ecco, però a un certo punto lei mi raccontava che... A un certo punto un centunaio sono entrate nel bagno di mio figlio. Lei mi capisce che avere le api in bagno non è una gran compagnia. E quindi praticamente siete stati ostaggio per allora qualche ora delle api, giusto? Non siete potuti andare in bagno, insomma vi hanno dato fastidio. Sì. Allora lei adesso, vedo però alle sue spalle, sì, c'è un apicoltore. Andiamo, possiamo con Filippo Pucci, l'operatore, andare, si può spostare Raniero, può andare verso... Possiamo andare a vedere un po' più da vicino, per favore? Che cosa sta facendo questo apicoltore? Così facciamo vedere anche ai telespettatori. Siamo in collegamento. Vai, zio. Digli quando ti vuoi. Vai. Posso sbattere? Posso scrollare? Ecco, possiamo, se Filippo stringe un po', vediamo anche... Ecco, vedete, tutto quel nero. Adesso sta scuotendo. Sta scuotendo e probabilmente... Adesso io non sono un tecnico, mi dispiace, non riesco a fare un commento tecnico. Ecco, guardate che bello. Ecco, Filippo, non so se possiamo seguirlo. Immagino che non sia piacevole. Cioè, la paura di essere punti dalle api c'è sempre. Ecco, ce ne sono ancora tanti in giro. Non so se riusciamo a stare, ecco, un po' più basso e vedere che cosa sta facendo l'apicoltore. Eccole qua le api, vedete, le ha prese in questa, penso, arnia, credo che sia un'arnia. Immagino che ci sia anche l'ape regina, non so, adesso sarebbe bello sentire anche, però non penso che sia fattibile il commento dell'apicoltore, se riuscisse a commentarci. È un mondo affascinante quello delle api che vi stiamo mostrando in presa diretta in questo collegamento. Sta succedendo ora, in questo momento, in una via di Fano. Ecco, adesso mette il coperchio, guardate che roba.
Ecco, messo il coperchio. Vedete, alcune api sono ancora sopra la tuta. Non è finito il lavoro, immagino. Ecco, Raniero, lei mi sente ancora? Sì. Ecco, può spiegarci che cosa ha fatto? Lo sa che cosa sta facendo l'apicoltore? Le sta portando via. Le sta addormentando. Sì, questo l'abbiamo visto. È un'operazione ancora un po' lunga, però, mi pare, no? Non mi dica. È un'operazione lunga, sì, immagino. Sì, perché sono attaccate bene nell'albero, Ma quelle che stanno invece allora, nel cassettone della serranda, quelle che fine fanno? Quelle adesso quando devo andare a vedere, a tirar giù il cassettone, perché non ci sono più dentro il bagno. Adesso vado su, tiro giù il coperchio e ispeziono dentro. Ho capito. Va bene, comunque l'apicoltore è arrivato. Adesso... Prima che vada via l'apicoltore, certo. Ma okay. L'apicoltore è quello che abbiamo chiamato noi? Perché? Non lo so. Sì, è quello l'abbiamo che chiamato noi. Voi. Facciamo anche questo noi ormai. Cioè non... Ok, grazie Raniero. Un saluto, in bocca al lupo. Prego. Okay. Grazie, la TV di servizio, come piace a noi, se possiamo dare una mano lo facciamo ben volentieri. Ci guardiamo adesso invece il prossimo servizio, che è l'ultimo nel nostro in scaletta del nostro telegiornale e che riguarda la pagina sportiva con Matteo Del Vecchio. Con i campionati professionistici ormai giunti al termine e con quelli regionali addirittura d'arrivo, a proposito, complimenti all'Atletico Alma che ieri, battendo il Ciabino per 4-1, è salito dalla promozione all'eccellenza, la copertina di questa sera è dedicata all'attività amatoriale del CSI e nello specifico alla fase interregionale di calcio 5 andata in scena nel weekend ad Alba Adriatica. A difendere i colori della città di Fano e delle Marche c'era la SD Sportland che, dopo essersi laureata campione regionale 3 settimane fa, ieri ha compiuto l'impresa superando le rappresentative di Umbria, Abruzzo e Molise e conquistando così il diritto a partecipare alle finali nazionali in programma Montecatini Terme a luglio, quando a sfidarsi ci saranno le migliori 8 squadre amatoriali d'Italia. E da Sportland, che proverà a portare a Fano lo scudetto, passiamo a chi invece la maglia tricolore l'ha già conquistata, ovvero Leonardo Passinetti del Club Nautico Fanese, che ieri a Trieste si è laureato campione italiano assoluto di classe Europa e campione italiano Master nella specialità vela. Impressionante il ruolino di marcia di Passinetti, capace di vincere ben 6 gare sulle 9 in programma. Non sono riusciti invece a conquistare medaglie, ma tornano comunque a casa soddisfatti gli atleti del gruppo sportivo Rupoli, che nelle scorse settimane hanno partecipato a Fermo al campionato italiano di boccia alla lunga. La squadra roveresca, capitanata da Silvano Pascucci, dopo la vittoria del campionato provinciale ai danni del team Giovani Turbo di Tavernelle, alla manifestazione tricolore si è dovuta accontentare del 7º posto, non riuscendo ad entrare per un soffio nella pool finale. Chiudiamo la pagina sportiva parlando della Sant'Orso Tennis Cup, torneo singolare di tennis in programma al Circolo Tennis Sant'Orso dall'8 al 23 luglio e riservato ai tesserati di quarta categoria o amatori. L'evento, giunto alla 3ª edizione, avrà anche quest'anno il suo risvolto benefico. Testimonial sarà infatti il modello Ivan Cottini e parte dell'incasso sarà devoluto alla sezione provinciale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e utilizzato per l'acquisto di un mezzo di trasporto. Per info e iscrizioni 331-9571-546. Questa edizione del telegiornale è stata curata da Lino Balestra, la regia di Matteo Marcucci, le immagini di Filippo Pucci, il coordinamento di Cristiana Guerra. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti. Arrivederci. Thank you.